Buongiorno mondo, oggi andiamo in Danimarca, a Copenaghen. Giusto, baby? Dannazione, piove! Siamo arrivati qua a Copenaghen, ci siamo fatti tipo 20 minuti a piedi fino al Renting Car Center e abbiamo noleggiato una macchina. Oggi andiamo in giro con una Ford C-Max nuova, siamo i primi ad usarla, quindi iniziamo il nostro viaggetto. Boom! Siamo arrivati su una piccola isola dove d'estate vanno a fare il bagno in mare. Siamo arrivati in hotel a Copenaghen. La ragazza del check-in ci ha detto che qui a Copenaghen non esiste un parcheggio gratuito, sono tutti a pagamento. Il costo del parcheggio dovrebbe essere di circa 148 corone, 20 euro al giorno. Sì, sì, buongiorno signorina. Sì, buongiorno, prego. Allora io entro, eh. Benvenuto. Sì, questa è la stanza? Sì, ho dentro. Sì, eccomi. Caspita, che bella stanzetta luminosa. Ci sono anche biografi. I biografi, ci sono i biografi? Oh mamma mia. Direi che è tempo di iniziare il giro a Copenaghen. Let's go. Siamo arrivati da Nyhav. Nyhav è il porto antico di Copenaghen. È stato costruito più o meno nel 1670. Il suo nome in realtà in danese vuol dire porto nuovo. È il punto turistico per eccellenza della città. Siamo arrivati finalmente alla statua della sirena. È la statua che rappresenta Copenaghen, è proprio il simbolo della città ed è ispirata ad Ariel. Ragazzi, ho rischiato un sacco a far volare il drone qua. In due volte che ho fatto salire il drone, due persone mi hanno fermato per dirmi: mi raccomando, stai attento, fallo scendere subito perché non si può far volare e te lo ritirano, te lo sequestrano. Adesso siamo affamati, quindi siamo venuti qua ad un ristorante indiano a mangiare perché stiamo morendo di fame dopo la giornata a camminare. Adesso andiamo a mangiare il chicken pakora come antipasto perché siamo persone raffinate. Poi, oltre al riso basmati, ovviamente, andiamo a prenderci due porzioni di chicken tikka masala. Buon appetito! Abbiamo finito di mangiare all'indiano, ci siamo totalmente dimenticati che abbiamo un appuntamento alle 9 e dobbiamo essere lì alle 9 meno un quarto. Baby! Basta! Baby, tu la conosci questa canzone che fa cos'è, cos'è che mi gonfia la mutanda? La gente si domanda, chissà.
giorno finito e ora ordino i file della giornata e poi mi butto a dormire. Domani abbiamo una giornata di viaggio perché si sale su ad Elsinore per fare un giretto a nord, dopodiché venerdì ci spostiamo in Svezia. Buonanotte! Buongiorno, siamo arrivati qua al parcheggio, oggi secondo giorno, si può partire. Eravamo sulla via verso Elsinore e ci siamo fermati in un piccolo paesino che si chiama Vjelbik, una cosa del genere. È un paesino di mare, c'è un piccolo ristorante, penso che ci fermeremo a mangiare qualcosina. Era tutto buonissimo, devo dire che qua si mangia proprio bene. Facciamoci due passi per il porto adesso. Andiamo in viaggio. Baby, sei pronta? Sì. Siamo finalmente arrivati qua ad Elsinore. Adesso ci facciamo un bel giretto per la città. Andiamo a vedere anche il castello. Giriamo solamente attorno, però non entriamo. È il castello di Amleto. Venite con noi. Ragazzi, vi presento il mio nuovissimo amico qua ad Elsinore. Si chiama James. Ciao James, allora cosa mi racconti? Com'è vederci tutti i giorni la Svezia? È bello, interessante? Sì, sì, sì. Ah, ho capito! Grazie, eh! Ciao! Comunque qui la situazione è figa. Adesso faccio volare il drone, ma prima mi faccio qualche salto. Ad una delle torri del castello di Amleto, guardate che figata la vista, e dall'altra parte si può vedere anche la città. Ok, stiamo andando in Svezia, abbiamo pagato al casello 400 corone danesi che sono all'incirca tra i 50 e i 60 euro. Ci imbarchiamo sul traghetto e andiamo ad Helsingborg, domani gara. Qua in hotel. Mentre aspettavamo sono arrivati anche gli altri ragazzi del gruppo e ci siamo ritrovati tutti qua in hotel, e in realtà ci sono anche tutti gli altri competitori. Sì, non ve l'abbiamo detto, però domani sabato 28 aprile avremo una gara in Svezia. Sì, 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 sabato 28 aprile abbiamo la Coppa del Mondo in Svezia, Coppa del Mondo di Boogie Woogie, perché se non lo sapete siamo dei ballerini di Boogie Woogie, io e la gallina. Su, su, che dobbiamo andare? Siamo già arrivati a Milano, la gara è andata abbastanza bene perché siamo arrivati 23esimi su una quarantina di coppie. Direi che in Coppa del Mondo è un ottimo risultato per noi che abbiamo iniziato relativamente da poco. Sarà un annetto e mezzo che balliamo. Siamo tornati indietro alle 5 di mattina in macchina, abbiamo preso il ponte che collega la Svezia alla Danimarca, costo attorno ai 40-50 euro. All'aeroporto di Copenaghen abbiamo lasciato giù la macchina, abbiamo fatto il pieno, preso l'aereo, tornati a casa. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video vi chiedo di iscrivervi e lasciare un bel like. Ciao ciao. Sì, ma ascolta James, ma spiegami solo una cosa, ma il batacchio qua, ma scusa, ma il batacchio, ma il batacchio, ma non, no, le mutande, porca miseria, le mutande.